Axel Van Buren, il numero 12 Daphne Chapin, con il numero 1 Lennart Van Der Cest. Celine Graffat, il numero 77 Vanessa Brandt, con il numero 14 Clara Karatanassis, con il numero 4 Karina Zemel, con il numero 19 Mandy Reynolds, con il numero 24 Merit Müller, con il numero 12 Sina Gunn, con il numero 22 Anna Kamp, con il numero 6 Melina Fabius, con il numero 13 Pia Adams, con il numero 4 Cara Lerner, con il numero 23 Lina Heman, con il numero 7 Melle Weiss, con il numero 11 Katia Greue, con il numero 25 Franziska Petz. Arbitrano la partita le signore Merel Van Ziederveld e Denise Steringa. Si riaffaccia il torneo femminile qui alla palestra polivalente di Via della Resistenza. Amici di Directa Sport, buon pomeriggio e benvenuti alla sfida tra il Sullingen Grafrat e il Vullen Gielen, valida come seconda partita del girone eliminatorio femminile del triangolare che assegnerà il torneo Città del Redentore alla quarta edizione. Seconda gara per le tedesche del Sullingen Grafrat, che hanno esordito ieri contro la squadra belga del Willenspiegel, hanno esordito con una convincente vittoria e trovano oggi le olandesi del Gielen che sono le detentrici del torneo Città del Redentore avendo vinto la scorsa edizione. Ci sono tutti gli ingredienti per una grande partita. Diciamo subito che nel torneo femminile le partite durano con i canonici 30 minuti a tempo e non 25 come previsto per il torneo maschile, almeno in questa prima fase. Partiti in rosso il Grafrat, in blu il Gielen. E squadra tedesca che manovra il primo possesso, lo fa con Merit Müller, quindi pallone dalle parti della numero 23 Lina Heman, che riceve nuovamente il pallone. A orchestrare il gioco c'è la numero 19 Mandy Reinhardt, ancora per Heman, trattenuta vistosamente, arriva un cartellino giallo all'indirizzo della numero 14 olandese Sophie Lammeris Van Buren. Ci scusiamo fin da ora per la pronuncia tedesca, ma soprattutto per quella olandese davvero più complicata. Intanto arriva anche la prima parata di Van der Cels, il portiere della squadra olandese. Primo possesso del Gielen che non va a buon fine per la chiusura difensiva del Grafrat. Intanto l'azione solitaria di Pia Adams porta al primo vantaggio della squadra tedesca, 1-0 dopo 1 minuto e 10 secondi di gioco. Manovra adesso il Gielen, lo fa con Senna Lammers Van Buren. Da Senna il pallone passa a Bo Kogenboom, quindi ancora Sophie Van Buren. Diciamo che per semplificare le due omonime le chiameremo per nome. Ecco Senna, il tocco, Sofia, il tocco per Senna e qui arriva il fallo. Si riparte dai 9 metri, tenta di liberarsi Senna Lammers, arriva un cartellino giallo all'indirizzo di Pia Adams per questa entrata particolarmente vigorosa, mentre abbiamo superato i primi due minuti. Va Sofia e trova il gol del pareggio andando a spiazzare il portiere tedesco, si tratta di Sena Gunn. Intanto qui c'è un fallo su Adams che finisce a terra, tanto agonismo in questa partita, ricorda un po' quello che abbiamo visto nella gara inaugurale di questa giornata tra Fasano e Ajaccio. Del torneo maschile ovviamente si lotta subito su ogni pallone, posta in palio
che comunque è abbastanza alta. Intanto un altro gol di P. Adams che porta il Grafrat sul 2-1. Dicevamo, posta in palio alta perché potrebbe essere in gioco il primo posto del girone che garantisce l'accesso diretto alla finale, mentre la seconda e la terza si affronteranno in una semifinale. Il Grafrat ha vinto all'esordio contro la squadra belga del Willemspiegel. Intanto un palo colpito da Sophie Lammers, riparte dall'altra parte la squadra del Grafrat con Zenel. E dicevamo appunto che con una vittoria il Grafrat si garantirebbe appunto il primo posto e l'accesso alla finale, viceversa entrerebbe in gioco anche il Gelen per il primo posto nel girone. Intanto arriva il gol del 3-1, riparte la squadra olandese. Attenzione perché c'è un fischio dell'arbitro, cartellino giallo forse all'indirizzo dell'allenatrice Keke Rekenthaler. Abbiamo visto che questo cartellino era indirizzato verso la panchina della squadra tedesca. Ancora la manovra del Gelen, e qui un passaggio errato, lancia in contropiede Lina Heman, allunga il Grafrat e si porta sul 4-1. Manovra ancora la squadra in maglia blu con le sorelle Lemmers e Van Buen. Qui è stata ravvisata una irregolarità, quindi Sofia Lammers, pallone verso Senna, il suo tiro colpisce il palo esterno prima di finire sul fondo. Tanto si è fatta male la numero 23 nell'effettuare questo tentativo, palla fuori senza deviazioni. Ha bisogno di uscire Senna, Lemmers, Van Buen. Vediamo che in campo al suo posto troviamo Nikki Zeulen con maglia numero 11. Adams, la sua azione personale a cercare la numero 19 Reinhardt, che colpisce la traversa. Siamo già dall'altra parte, i ritmi sono particolarmente alti. Qui Sofia Lemmers mette fuori in contropiede Merit Müller, punisce l'errore in attacco del Gielen. 5-1 dopo 5 minuti e 30. Intanto lo scambio nei pressi dell'area non si chiude, allora ripartono ancora le tedesche e qui è un altro gol. Stavolta è Franziska Penz a trasformare questa ripartenza. Superati in questo momento i primi 6 minuti, 6-1, parziale piuttosto eloquente. E qui tra l'altro il grande intervento di Zena Gunn a frustrare il tentativo di Boyten dalla distanza. E intanto qui un fallo ai danni di Lina Heman. Parte il Grafrat. Qui infrazione di passi per Lina Heman, ripartono le olandesi. Qui un altro passaggio errato, lancia il contropiede tedesco e la numero 19 Mandy Reinhardt non lascia scampo al portiere avversario. È davvero un monologo quello del Söllingen Grafrat in questa prima parte di gara. Tanti errori invece sul fronte olandese.
ci fa vedere Sofia Lammers, conclusioni forzate, si potrebbe giocare meglio la palla, magari cercando degli scambi in velocità. Continua a non segnare il Gelen, mentre c'è un trattenuta vistosa ai danni di Karina Senel. E arriva il primo due minuti combinato a Nikki Zelen sul 7-1, e c'è anche un rigore a favore del Grafrat sul pallone Pia Adams. Il tiro di Adams che va a battezzare l'angolino di sinistra. 8-1 il punteggio. È certo che se dovesse finire così, occhio anche al discorso differenza reti, che potrebbe essere decisivo nella terza partita tra il Gelen e il Wiesbaden, che si giocherà domani mattina. E un altro errore da parte degli olandesi e un altro contropiede tedesco. Merit Müller, il passaggio per Lina Heemann che non sbaglia. 9-1. Si riparte da Senna, Lammers, Van Buen e da Sophie. Senna, Lammers fermata. Possiamo comunque tranquillamente osservare a prima vista il grande gap fisico tra le due squadre. Decisamente meglio le tedesche da quel punto di vista. Attenzione a Sophie Lammers, palla che finisce sul fondo, l'imbeccata giusta di Senegun a pescare Franziska Penz. 10-1 il punteggio. Giro palla degli olandesi, chiaramente non certo in fiducia in questa fase della gara. Ancora su Sophie Lammers, stavolta trova il gol, spiazza il portiere avversario, batte un colpo il Gelen. 10-2, abbiamo superato i primi 10 minuti di questo primo tempo, siamo a un terzo del primo tempo, ricordiamo gare da 30 minuti per il torneo femminile, 25 per quello maschile, almeno per le eliminatorie, salvo diversi accordi. Abbiamo visto anche stamattina una partita chiudersi dopo il solo primo tempo per cercare di recuperare sul programma, visto che la squadra del Grafrat si è presentata in ritardo all'appuntamento contro l'Ajaccio, e poi sono durate appena 20 minuti invece le gare, 20 minuti per tempo le gare della squadra locale, che accusa un problema di mancanza di rotazioni. Intanto riparto il Grafrat con Pia Adams che va via un'avversaria, poi tenta l'imbucata per la numero 19 Reinhardt che subisce fallo. Un fallo che vale un 7 metri. Ancora Pia Adams sul pallone, non sbaglia neanche stavolta. E siamo 11-2. Siamo dall'altra parte con Senna Lammers, servita Sophie Lammers. E qui c'è il fallo che vale una ripartenza dai 9 metri, battuta da Bo Kogenboom. Passa all'ala sinistra, c'è
c'è un fallo sulla giocatrice che gioca sull'esterno sinistro. Fa fatica un po' a riconoscerla, ma si tratta della numero 16. Intanto un altro passaggio sbagliato e qui per Merit Müller è un gioco da ragazzi infilare il 12-2. Dicevamo, l'ala sinistra olandese con il numero 16 dovrebbe essere, non ce l'abbiamo indistinta, dovrebbe trattarsi di Kari Vereven. Abbiamo alcune giocatrici senza numero nella distinta che ci è stata consegnata. Riparte il Jelen, fa con la numero 10 Bo Kogenbaum, che esalta i riflessi del portiere tedesco. Riparte Merit Müller, prova a puntare la sua avversaria nell'uno contro uno. Ricomincia il Grafrat. E la circolazione della palla della squadra tedesca a liberare ancora una volta Mandy Reinhardt. 13-2. Appena superato il tredicesimo minuto. Ancora gli olandesi che manovrano, qui c'è lo spazio per il tiro di Nikki Zeulen, accorcia il Zeulen, 13-3. Riparte la compagine tedesca, qui una palla in verticale per la numero 25 Franziska Penz, messa giù e si va di nuovo ai 7 metri con la solita Pia Adams, infallibile anche in questa circostanza. 14-3. Qui ci prova ma la palla non entra. Ci sono i due minuti per Karina Zönel e non è andato a buon fine il tentativo olandese con Sophie Lammers van Buen. Con un pizzico di fortuna si difesa bene il portiere tedesco. Attenzione a Senna, gioca sull'ala con la numero 16 che mette in rete per il 14-4. E arriva un primo time out chiamato dalla panchina tedesca. E madonna però. Ci siamo. La Pallamano Internazionale arriva a Nuoro. Dal 24 al 28 agosto al Palasport di Via della Resistenza andrà in scena la quarta edizione del Trofeo Città del Redentore. Organizzata dall'AC Nuoro, la competizione porterà in Sardegna oltre 240 atleti di enorme caratura. Quarta edizione Trofeo Città del Redentore. Dal 24 al 28 agosto, Nuoro. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfert da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto
allenamento nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus. Rientriamo dal time out, punteggio di 14 a 4 in favore delle tedesche del Solingen Grafart. Non c'è stata storia in questa prima metà di primo tempo. Più veloci e più forti fisicamente le tedesche hanno subito messo le cose in chiaro e si avviano verso il primo posto nel girone. Vero anche che può succedere ancora di tutto in 45 minuti, ma il divario almeno al momento sembra piuttosto netto. Tanto si riparte con Mele Weiss. Ancora il Grafrat in avanti, tante rotazioni proposte dall'allenatrice Reckenteler. Una è per esempio la giocatrice che ha appena perso palla anche a causa di un fallo, che è Lara Karatanassis, chiare origini greche per questa giocatrice. Intanto fischiata un'infrazione al numero 19 Reinhardt. Ripartono gli olandesi, c'è spazio per andare alla conclusione dall'ala destra. Anche in questo caso il portiere dice no. Stiamo parlando di Katia Greuwe, entrata in campo al posto di Zena Gunn. Attenzione qui, un brutto fallo su Karatanassis che rimane a terra. Ci sono i due minuti combinati a Sara Dukers. Si rialza la giocatrice tedesca tra i timidi applausi del pubblico della Polivalente, che adesso non sono più timidi. Una buona cornice di pubblico ad assistere a questa gara valevole come seconda giornata del triangolare femminile. E intanto qui un'invasione di Cara Löhner. In ogni caso aveva annullato il tentativo il portiere olandese Daphne Chapin. Pallone che viene giocato da Sophie Lammers van Bullen. Prova la respinta della Greuwe. Superati i primi 17 minuti intanto. Qui ancora il Grafrat che ci prova con Karatanassis. Fermata fallosamente, fa ripartire per Reinhardt, quindi ancora Karatanassis. Pallone all'ala destra dove c'è Merit Müller che la mette sotto l'incrocio opposto. 15 a 4. Do altro time out chiamato stavolta dalla panchina olandese. Rientriamo quando il cronometro segna 17:41 nel corso del primo tempo. Il punteggio vede le tedesche del Grafrat avanti per 15 a 4, possesso palla olandese con le sorelle Lammers van Buuren che scaricano su Nikki Zeulen. Troppo debole la conclusione, siamo già dall'altra parte con il gol di Cara Löhner. Aumenta il divario, aumenta il vantaggio. 16 a 4 il punteggio.
Vediamo Zelen che prova a girarsi su Kara Lehner, subisce fallo, gioca su Anne-Lot Gerrikens. Qualche rotazione adesso per il Gelin nel tentativo di invertire la rotta, ma cambia poco il risultato perché non si riesce a segnare, cosa che invece fa con una certa regolarità il Grafrat, che trova il gol numero 17 con Mele Weiss. E riprende il gioco, ancora la Zelen che dialoga con Lammers, ancora Senna Lammers per Sofia Lammers, siamo dall'altra parte, poi Sofia Lammers trova un gran gol andando a battezzare l'incrocio alla destra di Katia Greue. E attenzione perché adesso c'è un recupero della squadra olandese, Senna Lammers la tocca con il piede, a giudizio dell'arbitro è dello stesso avviso la numero 23. Qui ci sono i due minuti combinati probabilmente all'allenatrice della squadra olandese. Non abbiamo una gran visuale delle panchine data anche la cornice di pubblico, e quindi questa azione l'abbiamo un po' persa. Riparte il Grafrat, lo fa con Karatanasis nel ruolo di centrale, allarga sulla destra dove c'è Melina Fabirsch, quindi ancora Karatanasis per Fabirsch, la combinazione che porta al gol Mandy Reinhardt, 19-5. Parte il Gelen, ultimi 10 minuti, e poi arriva il fischio arbitrale a interrompere quest'altra azione offensiva. Karatanasis fermata fallosamente. Si riparte da Mele Weiss. Giocano in velocità le giocatrici del pacchetto centrale del Grafrat. Arriva un altro gol da parte di Melina Fabrisch. La distanza tra le due squadre sta diventando siderale. Qui ci prova Sofia Lammers. Tentativo apprezzabile, ma palla al di là dell'incrocio. Intanto il tabellone segna 19-5. Probabilmente non è stato segnato l'ultimo gol, comunque non cambia troppo la sostanza. Riparte il Grafrat. Numero 19 Mandy Reinhardt, quindi Karatanasis, Fabirsch, quindi Karatanasis, va a girare palla la squadra in maglia rossa, si stacca anche Weiss, quindi pallone al numero 6 Melina Fabrisch, 20-5 segna il tabellone e noi ci fidiamo. Tanto un fallo ai danni di Indebrecht e un altro passaggio sbagliato che consegna palla alle tedesche, precisamente a Merit Müller, che sorprende il portiere avversario sul suo palo, 21-5. Ancora il fraseggio degli olandesi. Non riescono ad alzare il ritmo, difficile sorprendere
la difesa tedesca, se non si velocizza il gioco. Zane Indebrecht gioca sull'ala, colpita al volto Karatanasis, palla che resta in possesso del Gelen. Prova a girarsi Senna Lammers, pallone per Indebrecht, mette in rete ma è arrivato molto prima il fischio arbitrale. Ancora la squadra olandese, qui non è fortunata Senna Lammers, c'è una deviazione, si riparte dall'angolo con Jamie Mevissen, ruolo di ala destra. Senna Lammers porta a palla, ci prova una conclusione improvvisa, palla che finisce fuori, siamo già dall'altra parte. Merit Müller stavolta colpisce il palo, si concede anche un errore dalla destra del Grafrat. Siamo dentro gli ultimi 6 minuti, qui c'è un'invasione di Merit Müller, quindi palla nuovamente agli olandesi. A girare palla la squadra del Gelen, qui il fallo su Myrthe Buiten. La stessa Buiten prova a farsi largo, fatto tutto bene tranne la conclusione, terminata alta, ma forse c'è stata una deviazione, così è, si riparte dall'angolo. Senna Lammers, quindi il tiro di Buiten, e dall'altra parte non riesce ad approfittarne Ravi Indebrecht. Ancora lo Grafrat alla manovra, si stacca Melefeis. E poi l'azione in solitaria, viziata però da un fallo di Mandy Reinhardt. E qui trattenuta vigorosa ai danni della numero 18 olandese Myrthe Buiten. Quindi ci prova Sofia Kratesena Lammers Van Buren. E intanto piccolo intermezzo musicale, quando mancano 4 minuti. E ancora le tedesche in avanti, qui anche fortunata Melina Fabrisch, non aveva colpito benissimo, tanto basta per mettere fuori causa il portiere avversario, 22-5. E stavolta un pizzico di fortuna anche per le olandesi, anche per Myrthe Buiten, che realizza il 6° gol del Gielen. Siamo già dall'altra parte con Kara Lehner, che realizza il gol numero 23. Pagina palla del Gielen. Myrthe Buiten nel ruolo di centrale, si passa dall'altra parte, ma attenzione perché Karatanasis intercetta questo pallone, viene fermata dall'interdizione di Sara Dukers. Senza fretta il Grafrat imbastisce un nuovo tema offensivo. Palla all'ala e qui c'è il contatto che costa i 2 minuti, se non andiamo errati, a Jamie Mevissen per questo fallo su Kara Lehner.
si va ai 7 metri con Melina Fabris. Va Fabris, altro gol per la squadra tedesca, 24-6. Parte il Gelen con Boyten che organizza la manovra, c'è in De Brecht, il passaggio filtrante per Boyten, palla che arriva a destinazione dalle parti di Senna Lammers. Sofia Lammers deve fermarsi, il tiro di Sofia Lammers, la risposta di Katia Gruwe. Poco più di un minuto e mezzo ancora in questo primo tempo, decisamente a senso unico con il Grafrat che si sta avviando al suo secondo successo in altrettante gare, numero 19. Reinhardt nel frattempo segna il gol numero 25. Serve qualcosa vicino a un miracolo per riaprire questa partita nella ripresa, staremo comunque a vedere. Ricordiamo che dopo questa gara del torneo femminile riprende la kermesse maschile e ci sarà il derby tutto corso tra il Corte e la prima selezione del Gasele Cagliaccio. E per come abbiamo visto le due squadre nei primi impegni di giornata, dobbiamo dire che dovremmo trovarci davanti a un incontro davvero interessante. Un minuto e tre secondi e poi suonerà la sirena. Lo scambio tra le giocatrici tedesche. Karatanasis cerca Müller sull'ala destra, ancora Karatanasis, lo scarico, si va dall'altra parte, colpisce il palo Cara Löhner. E ancora il Gelen avanti. E Lammers che ci prova ma sul tiro viene contratto, siamo già dall'altra parte. Karatanasis riesce a tenere il pallone in campo e a mettere in rete per il più 20. Ancora pochi secondi e suonerà la sirena, vediamo se ci sarà un ultimo tiro in porta. Ci prova Lammers, palla alta e su questo tiro si va all'intervallo, 10 minuti per noi, torneremo per il racconto della ripresa. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfert da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno.
ready for it. Get ready for it. Get ready for it. Yeah, this is it. Torniamo alla polivalente per il secondo tempo della seconda gara del triangolare femminile di questa quarta edizione del trofeo Città del Redentore. In campo Rafrat e Jelen, primo tempo che si è concluso con un divario piuttosto netto tra le due squadre, avanti le tedesche con il punteggio di 26-6, differenza abissale un po' in tutto, dalla velocità alla qualità tecnica tra le due compagini, senza contare il gap fisico che è visibile a occhio nudo. Però la squadra olandese si sta comunque impegnando e ha trovato adesso un gran gol con Myrthe Buiten, gol del 26-7. Grande soluzione dalla distanza di Myrthe Buiten, che realizza il primo gol di questo secondo tempo. Vediamo la reazione del Grafrat. Gioca la palla in profondità a cercare il pivot. La squadra tedesca, Mellevais, realizza il primo gol tedesco di questo secondo tempo, 27-7 il punteggio. Qui il fallo su Sophie Lammers. La Lammers a Buiten, quindi Zielen ci prova dalla distanza. Buiten si difende bene il portiere Zena Gunn. Qui però c'è un altro errore nel passaggio da parte di Jamie Mivisen, che regala palla al Grafrat. Che verifica sui palloni e si riparte con il Grafrat in avanti con Karatanasis. La Karatanasis, circolazione del pallone che coinvolge Pia Adams sulla sinistra e Mandy Reinhardt dall'altra parte. Qui il tentativo di imbucata per Weiss non va a buon fine, riesce a tenere il pallone in campo la giocatrice olandese numero 9, Jamie Mivisen. Ancora possesso per il Jelen. Scambio. Il contrasto tra la numero 11 olandese e la numero 7 tedesca. Parliamo di Nikki Zielen e Melle Weiss. Ancora Zielen a orchestrare la manovra, vediamo se trova lo spazio per un tiro, tenta un passaggio completamente sbagliato, siamo già dall'altra parte e Franziska Penz mette il pallone sul palo, non trova la via della rete. E rispetto al primo tempo possiamo dire che si segna poco, perché in 3 minuti e mezzo appena un gol per parte in una... in una gara che nel primo tempo ha viaggiato sopra la media del gol al minuto, primo tempo che si è concluso sul 26-6. Ricordiamo che le gare del torneo femminile durano 30 minuti a tempo, mentre per quanto riguarda almeno la fase preliminare, nel maschile le partite durano 25 minuti. Tanto riparte il Grafrat, ancora Franziska Penz che stavolta non lascia scampo all'estremo difensore olandese, 28-7. Oh.
Intanto il contrattacco del Gelen porta al tiro Sofia Lammers, si disimpegna bene Sena Gunn. Senza fretta il Grafrat. Karatanasis orchestra la manovra, poi cerca di mettersi in proprio, arrivare al tiro, e invece poi scarica dalle parti della numero 13 Pia Adams, che poi trova l'imbucata per Melevais. 29-7, primi 5 minuti in archivio. Tanto Nikki Zelen su tiro respinto con i piedi da Sena Gunn. Ancora il Zelen. Gunn, Lammers, ancora per Zelen. Ci prova dalla distanza, trova il muro tedesco Nikki Zelen. Finisce a terra intanto nel tentativo di recuperare il pallone Jamie Myvissen. Gioco fermo per sincerarsi delle condizioni dell'ala destra olandese. Intanto un'infrazione e qui Karatanasis sola davanti al portiere, non sbaglia. Arriva il 30° gol del Grafrat. Ancora Lammers, fermata fallosamente. Si ricomincia da Zelen, perde palla Zelen commettendo un'infrazione. Ripartono dall'altra parte le giocatrici tedesche. Franziska Penz trova la grande risposta del portiere olandese Van der Celst. Adesso Grafrat si regala un'altra occasione che Pia Adams non sbaglia per il 32-27. A 7, scusate. Purtroppo non è il primo risultato che abbiamo detto quello che conta. Attenzione all'incursione di Sara Dukers. 31-8. Ogni tanto qualche sussulto d'orgoglio arriva dalla squadra olandese. Karatanasis gioca su Mandy Reinhardt. Va a girare palla il Grafrat. Qui c'è ancora la possibilità per Pia Adams di trovare l'ennesima marcatura. Fa girare palla la squadra olandese. Buiten, quindi Nikki Zelen, il tiro di Myvissen. Trova il muro tedesco che facilita la parata di Sena Gunn. Nuovo attacco della squadra in maglia rossa. Karatanasis, scambio con Pia Adams, ancora Adams e Karatanasis, cerca lo spazio per il tiro, non lo trova, qui arriva fischio arbitrale, più che altro a redarguire le proteste di Melevais. Ora Karatanasis,
scambio con Adams e poi dall'altra parte con Eman, e qui tenta la grande giocata sull'ala sinistra. Franziska Pence non riesce a deviare verso lo specchio della porta, poteva essere un gran gol qui. Tanto Nicky Zelen trova di nuovo il muro e poi riparte Karatanasis, il passaggio alla sua destra dove c'è pronta per la segnatura Melina Fabrić. Parte il Gillen con Lammers, lo scambio con Zielen. Boint fa una buona circolazione della palla adesso la squadra olandese, qui un passaggio sbagliato rovina tutto. Comunque Lammers per Boint, ma Zenagun oggi è in grande giornata e dice di no agli sporadici attacchi della squadra Orange, oggi maglia blu. E si riparte dalla solita Karatanasis, si stacca Weiss e poi viene messa in condizione di battere a rete la numero 13 Pia Adams. Con la mano destra, tiro terrificante che sbatte sulla traversa e si insacca. Qui Pia Adams recupera un buon pallone e poi subisce fallo. Ancora Karatanasis gioca su Adams. Pensa anche al tiro Karatanasis, poi non ci va, e qui un no look molto bello a cercare Franziska Pence, il palo e poi a rimettere ordine e a segnare un nuovo punto sul tabellino ci pensa Mele Weiss, 35-8. Lo scenario a cui stiamo andando incontro dunque dovrebbe essere quello del Grafrat direttamente in finale domenica mattina, mentre dovrebbero esserci ben due sfide tra il Gelen e il Willenspiegel, la prima come terza giornata del triangolare e poi come semifinale tra seconda e terza. Una si giocherà domani mattina e l'altra nel pomeriggio. Intanto Lammers ci prova con orgoglio e qui la deviazione di Zenagun evita anche un possesso dall'angolo alla squadra olandese. Si continua quando il cronometro segna 12:25. Il pallone scaricato da Karatanasis, poi Lina Eman, ruolo di terzino destro a ricevere. Qualche difficoltà a controllare questo pallone, poi riesce a guadagnare un 9 metri la giocatrice tedesca. Qui il fallo su Karatanasis. Weiss gioca corto su Pia Adams, quindi Eman, il pallone viene toccato con il piede dal portiere olandese. Sfuma questa azione del Grafrat.
e finisce a terra Senna Lammers. Ancora Lammers che pensa al sottomano, poi ci ripensa, serve Zeulen, ma anche stavolta chiude tutto Senna Gunn e riparte la squadra in maglia rossa. Pia Adams allarga sulla fascia destra dove c'era Melina Fabric che sbaglia tutto. Ancora Zeulen in possesso palla, Zeulen, Senna Lammers, scambio Boint, prova ad accentrarsi, fermata fallosamente, si riparte dai 9 metri quando stiamo per arrivare al quindicesimo, ai tre quarti di gara, e qui c'è il gol della numero 16 olandese. 36-9, viene chiamato un time out, ce lo prendiamo anche noi. Rientriamo quando siamo quasi ai tre quarti di gara, 36-9 per la squadra tedesca del Solingen Grafrat contro il Zeulen, squadra olandese. Grafrat in maglia rossa in possesso palla, attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione. Ricordiamo che questa è la seconda gara del triangolare femminile della quarta edizione del trofeo Città del Redentore. Domani l'ultima gara del girone eliminatorio è la semifinale che vedrà coinvolte la seconda e la terza in classifica. Come detto prima, dovrebbe trattarsi della ripetizione della stessa gara. Si giocherà sia di mattina che di pomeriggio la gara tra il Zeulen e le belghe del Willenspiegel. Pia Adams nel ruolo di centrale, scarica su Fabric, dall'altra parte per Merit Müller, bella azione in combinazione che porta al gol di Lina Hemann. Si concede un po' di accademia alla squadra tedesca, 37-9. Circolazione della palla degli olandesi che hanno bisogno di velocizzare. Tanto Zeulen sbaglia tutto, mette anche fuori causa la sua compagna. Anche errori abbastanza banali sul fronte olandese. Mentre qui arriva il fischio dell'arbitro a combinare i due minuti a Jamie Mövissen e il 7 metri per il Grafrat. Alla battuta Melina Fabric che non sbaglia, 38-9.
Essen Lammers gioca su Bo Kogenboom in Diselen, ancora per Lammers, placcata dalla difesa tedesca, ancora Lammers, ancora su Niki Zelen se non andiamo errati. Altro fallo, altra ripresa dai 9 metri. Gli tiene palla Kogenboom, quindi Zelen, Lammers prova a mettersi in proprio, subisce il fallo da Karina Zenel. Ci prova Lammers dalla distanza, non si fa sorprendere Katia Greue che nel frattempo ha sostituito Zena Gunn. Pallone sulla fascia di destra e qui non è fortunata Merit Müller, qui c'è la parte bassa della trasversale e si riparte ancora da Senna Lammers, quindi Kogenboom recupera palla ancora una volta il Grafrat, stavolta è errato il passaggio all'indirizzo di Karina Zenel, troppo difficile da controllare, superati i 18 minuti, 38-9. Partita che ormai si gioca quasi a ritmi di amichevole. È subentrata anche un po' di sfiducia nella squadra olandese, ma ne hanno ben donde, si sono trovati davanti una squadra davvero molto più attrezzata sotto ogni punto di vista. Attenzione a questa bella azione però di Anne-Lotte Gerrikens, va in doppia cifra anche il Gelen, 38-10. Ogni tanto il sussulto d'orgoglio non manca. Ora la squadra tedesca con la numero 23 Lina Hellmann, trattenuta in maniera decisamente vistosa. Si riparte da Reinhardt, quindi Hellmann, Fabrisch, il tiro di Hellmann e qui guadagna l'angolo Merit Müller, efficace la sua pressione. Fabrisch il no look a cercare Müller, non finisce a destinazione. Si riparte da Indebrecht, siamo già dall'altra parte con il tiro di Bo Kogenboom, 38-11. Forse il primo parziale di 2-0 del Gelen in questa partita, giusto sottolinearlo. Fabrisch, Gerrich, scusate, dall'altra parte ancora Fabrisch sull'invito di Reinhardt, arriva il gol numero 39. Senna Lammers gioca su Indebrecht, ancora Lammers a recuperare questo pallone impreciso. Indebrecht e qui la conclusione di Bo Kogenboom. Ci sono i 2 minuti per Kara Lehner e i 7 metri per la squadra olandese. Senna Lammers sul pallone. Va Lammers, palla fuori. Si era distesa bene comunque Katia Greue, aveva coperto bene l'angolino basso alla sua destra. Ha detto l'allenatore. 8 minuti e mezzo.
a 24 anni si è spaccata la squadra. Giro palla del pacchetto centrale del Grafrat, che ha trattenuto i danni di Karina Senel. Si riparte da numero 19 Mandy Reinhardt, fa girare palla per Fabrice, da Fabrice il pallone arriva in qualche modo a Merit Müller, che dall'angolo sbaglia poco. E siamo a 40 e arriva il time out chiamato dalla panchina tedesca. Ancora poco più di 8 minuti da giocare in questa seconda gara del torneo femminile, saldamente tra le mani del Solingen Grafrat. Il tabellino recita 40-11. Abbiamo appena superato il 22esimo minuto, siamo nel 23esimo e intanto ancora Zenna Gunn non riesce a trattenere il pallone. Palla che ha varcato la linea di porta e dunque 40-12. Attendiamo che il gol venga messo a referto. Così è. E riparte il Grafrat con il suo solito fraseggio. Fabrice cerca la numero 19 Reinhardt. La respinta di piede del portiere olandese, si riparte con Senna Lammers, controlla male in De Brecht, ma arriva in suo soccorso Mevissen, tutto vano perché poi l'azione non si conclude con un tiro in porta. Si torna su Lina Eman, da questi a Melle Weiss, manovra la squadra in maglia rossa. Abbiamo Lina Eman che si mette in proprio e trova il gol numero 41. Senna Lammers gioca su Zielen, quindi su In de Brecht. Fanno un movimento le giocatrici olandesi, ma viene ravvisata anche un'infrazione, quindi sfuma anche questa azione d'attacco. Weiss gioca su Reinhardt, da Reinhardt a Eman, quindi ancora Weiss, il tiro sotto l'incrocio di Lina Eman, 42-12. Bella giocata, per quanto arrivi al risultato abbondantemente acquisito. Sottolineata dal giubilo della panchina e del pubblico presente. Mentre
di Reinhardt. Gioca su Weiss. Ora Reinhardt. C'è ancora Eman che non sbaglia. 43-12. Siamo negli ultimi 5 minuti di questa gara. Qui ha tentato l'imbucata Senna Lammers, era riuscita a recuperare la difesa tedesca ma con un fallo, e quindi dall'altra parte ci prova la numero 14 Sophie Lammers. Trova la respinta di Zena Gün ma resta in attacco il Julen. Qui un fallo su Senna Lammers. Si avvicina per la battuta Sara Dückers. E qui arriva il fischio dell'arbitro a bloccare questa azione offensiva che continua dai 9 metri. Lammers, Zielen, Indebrecht, quindi ancora lo scambio. Provano a fare movimenti a disorientare la difesa avversaria. Le giocatrici olandesi, Sophia Lammers non arriva sullo specchio e poi qui c'è l'invasione sul tentativo di ripartenza. Sophia Lammers per Senna Lammers. C'è il fallo di Weiss. Prende il gioco quando stiamo entrando negli ultimi 3 minuti, 43-12 recita il tabellone. Lo scambio tra le due Lammers, quindi è Sofia che prova a disimpegnarsi ma qui c'è un fallo di piede. Si riparte dalla numero 10 Bo Kogenboom. Si sono fermate a protestare le giocatrici tedesche senza ragione perché l'infrazione è parsa abbastanza evidente. Ancora più 30 per il Grafrat. E qui c'è l'invasione di una giocatrice tedesca. Riparte il Gielen. Sophia Lammers. Pallone deviato che arriva tra le mani di Zena Gün. Marit Müller si sposta nel ruolo di terzino. Lina Eman, quindi centrale Reinhardt. Müller scambia con Weiss. Ancora Müller, si accentra, serve Weiss, si gira bene, mette in rete il 44esimo gol del Grafrat. Meno di un minuto e mezzo alla fine. Con la manovra adesso affidata a Ravi Indebrecht. Indebrecht a Niki Zülen. Indebrecht si ferma, poi Zelen non riesce a controllare il pallone, arriva in anticipo Müller e riparte la squadra tedesca mentre siamo entrati nell'ultimo minuto. Vediamo se vorranno forzare la giocata le ragazze del Grafrat alla ricerca dell'ennesimo gol. Müller, Reinhardt ancora su Müller che ha un'autostrada davanti a sé, il suo tiro finisce sulla parte alta della traversa e il Gielen dovrebbe garantirsi l'ultimo possesso.
Zeelen, il suo tiro colpisce il palo, non è neanche fortunata la squadra olandese nel tentativo di ridurre sensibilmente un passivo comunque pesante. Vediamo se c'è tempo per l'ultimo tiro in porta. Arriva un fischio dell'arbitro antecedente per sfondamento. Dunque finisce qui la partita 44-13, un risultato abbastanza eloquente che trascina il Solingen Graafrath alla finale femminile. Per il Zeelen il discorso è rinviato alle partite di domani. È tutto anche per questa seconda gara del pomeriggio, un break e poi sarà derby corso tra il Gazelec di Ajaccio e il Corte.